arrivati. Oggi i tuoi colori preferiti, vedo, eh. Sì. Ma chi è stato? C'è qualcun altro che li preferisce? Io tiro fuori cos'è? Questa bustina. E come cos'è? La conosciamo tutti, Marco. Tu sei un uomo che va a fare la spesa. Come no? Mi diverto. E quindi queste buste le conosci bene, perché noi qui dentro mettiamo la frutta, la verdura, il pane. Ma forse non sai che dal 1° gennaio questa busta si pagherà 10 centesimi. Sentite un po' cosa c'è. Se no, invece sì, ce lo dice Simona Giampaoli. Questi sacchetti per contenere la verdura e la frutta diventeranno a pagamento. Quindi 2,36 euro di mandarini, a cui dovrò aggiungere da gennaio prossimo 10 centesimi di busta. Altra frutta, un nuovo sacchetto. Da 2 a 10 centesimi costeranno appunto i sacchetti, che saranno biodegradabili e compostabili. Dipenderà da grandezza e consistenza. È un decreto che lo stabilisce, il numero 91 del 2017, approvato dalla Camera il 1 agosto scorso in piena estate. Un'altra tassa. Alla faccia dei noi pensionati. Ora quante verdure ha acquistato lei nelle buste? Ne ho prese tre. Tre? E quindi sono 30 centesimi. Quante volte viene al supermercato? Giorno sì, giorno no. Spenderebbe almeno 1,50 euro in più a settimana. E quindi sto a quei 5-6 euro al mese. È un latrocinio. E rimango senza parole. Paghiamo tutto e non c'è nulla che possa venire incontro al consumatore. Preoccupazione per i clienti, costretti ancora di più a mettere mano al portafogli, ma preoccupazione anche per i direttori dei supermercati. Sarà difficile da gestire, perché nella bilancia magari verrà messo un piccolo debito nei confronti del cliente, ma tutto quello che viene sprecato è per noi il problema più grosso, perché il biodegradabile costerà 4 volte tanto la plastica normale, e per noi a fine anno ci saranno dei costi notevoli. I commercianti saranno severissimi, perché sono previste multe salate che vanno dai 2.500 fino addirittura a 100.000 euro. È un'altra tassa. Io le prendo senza busta, le posso prendere senza busta queste? Onestamente non è giusto. Onestamente no, perché devo pagare il sacchetto e allora me lo porto da casa. I sacchetti si potranno portare da casa? Sembrerebbe di no. Ministero della Salute e Federdistribuzione ne fanno una questione di igiene. Sai che facciamo? Ci facciamo un orto per conto nostro e non compriamo più. Chissà com'è contento Rosario Trefiletti dell'Istituto Studia il Consumo. Non se ne può più. Non se ne può più, francamente. Non se ne può più, perché ogni cosa i cittadini devono pagare. E poi guardate, ma stiamo parlando mica di andare a incartare un diamante, uno smeraldo, che ha incartare i pomodori, la spesa della gente normale e anche della gente meno abbiente, perché sono proprio anche quelli che vanno a comprarsi due pomodorini, due carotine o che ha. Quindi questa cosa francamente mi indigna. È da Starita, ciao, bentornata. Ciao. Gianluca Pimpone non ti spiegherà meglio tra poco, Edda. No, quello che veramente è triste, che non è che uno va a prendere solo il pomodoro, incominci i pomodori, la frutta, quello che naturalmente serve, anche se uno è uno solo in famiglia, certo. Allora diventa una spesa talmente superiore che se andiamo ad addizionare in fondo all'anno, perché poi c'è pure l'IVA sopra, quando vanno a fare il conto, l'IVA c'è anche lì sopra, ragazzi. C'è l'IVA. Sì, però la buona notizia è che scatterà dal 1° gennaio del 2018. Vabbè, ma la metti, dobbiamo pagare. Una considerazione giusta è quella che ha fatta giustamente la nostra amica, è che effettivamente se uno va al supermercato e prende più prodotti, magari diversi, di diversa tipologia, quindi formaggio, prosciutto, frutta e quant'altro, per ognuno deve utilizzare un sacchetto, e quel sacchetto là verrà aggiunto al costo di acquisto del prosciutto. E facciamo un'immondizia superiore. Già ce n'è tanta dentro i cassonetti che non c'è sta più. In più ci mettiamo anche quello. Sì, bisognerà aumentare anche gli impianti di compostaggio, ha ragione. Edda se ne intende di tutto, ma però non ho capito, solo questa che ha fatto vedere Francesca della frutta e della verdura. Esattamente, certo. Solo quelle che noi utilizziamo. Non per il formaggio, no. Per il prosciutto. No, per... no, allora se noi pigliamo del formaggio, andiamo nel reparto gastronomia, esatto. Facciamo tagliare un pezzo di formaggio e viene inserito in una busta come questa, diciamo, biodegradabile. In quel caso anche il formaggio verrà maggiorato di 2, 3, 4 centesimi relativamente al costo della busta. Il pesce, ad esempio, cioè tutti gli alimenti
che devono essere assolutamente differenziati, e c'è la bustina. Allora, se si fa un conteggio, guardate, 5 centesimi per 5 sacchetti o per 10 sacchetti, perché se uno compra diverse cose, certo, e tutti i giorni, beh, viene fuori un botto per la famiglia. E insisto, perché questa è la cosa che mi insisto, e soprattutto per le famiglie meno abbienti, il carico ulteriore. No, qui si deve fare un'altra operazione. È improprio chiamarla tassa, ma se non la chiamiamo tassa, cos'è? Balzello, chiamiamolo balzello. Ma che bello, ma tanto o si chiama tasso balzello, lo paga sempre, come si dice, lo paga pantalone. In realtà, però, il termine esatto è una sorta di contributo ambientale, perché trattasi chiaramente delle buste biodegradabili che non dovrebbero, chiaramente, se buttate, chiaramente contribuire a quello che è l'inquinamento ambientale. Questo è la vera ragione. Ma c'è la multa, ti impone. C'è una multa anche abbastanza salata, cioè i grandi supermercati, nel momento in cui non volessero far pagare questa busta, magari utilizzando degli accorgimenti di tipo pubblicitario, gli può scattare una sanzione che va da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 100.000 euro. Caspita. Addirittura questa sanzione viene calcolata se, ad esempio, il valore di queste buste non a norma supera il 10% del fatturato. In quel caso la sanzione è proporzionale al superamento di questa soglia. Cioè, se loro fatturano, faccio un esempio, 100.000 euro e hanno delle buste non a norma pari a 15.000 euro, del valore di 15.000 euro, scatta immediatamente la sanzione. Quindi bisogna stare molto attenti. Signora, da lei quando va a fare la spesa? Per io evitare mi porto, prima di tutto mi porto la mia borsa di stoffa da mettere, io non voglio buste quelle plastica, più pesanti. Quelle lì logicamente le devo prendere per forza maggiore, perché anche il bollino, cioè il coso del peso e il costo, è dove lo attacchi? Certo. Lo attacchi sulla merce? No, non si può, quindi quelle le devo prendere. Proprio così. E prendere, se è una trans, ma lì incominci, la frutta, la verdura... tutto quello che ti serve. Hai fatto un conto, Tre Filetti? Voi? Beh, un conto è presto fatto. Fallo alla fine. Facciamo un conto. Sono 50 centesimi, 50 centesimi al giorno. 50 centesimi al giorno sono già 15 euro al mese. 15 per 12 fa, diciamo, 15 per 12 a memoria. 15 per 12 180. Dovrebbe fare un quasi 160, 160 180, 170 euro, 180 euro. Quindi voglio dire... 180 euro, insomma è importante. Guardate che l'alimentazione è circa 5.500 euro all'anno, il complesso della spesa alimentare. Se guardiamo in percentuale è un peso notevole. Però bisogna vederle tutte le cose. Ma c'è poco da stupirsi, questo è il paese in cui paghiamo anche l'ombra. Chissà se tu che sei più alto di me la paghi veramente anche ciò che in termini di metri e lunghezza, ce lo dice Flavia Marin Pietri. In materia fiscale al legislatore italiano non è mancata certo la fantasia. Tra le 100 tasse pazze individuate nell'ultimo rapporto di Confesercenti ce ne sono alcune davvero curiose, per esempio sulla voce o la tassa sull'ombra. Paghiamo un sacco di tasse e vai col tasso. Dalla tassa sui gradini a quella sui ballatoi, sul movimento, sulla telefonia, su... Tante non le conosco, devo essere sì. Però le paga? Sì. L'ha pagata lei la tassa sull'ombra per mettere la tenda? Sì. Sull'ombra pure noi la paghiamo, 450 euro a trimestre. Lo sai che c'è anche la tassa sull'ombra? Sì, io ho 600 di pensione. Quella sulla raccolta dei funghi? La raccolta dei funghi la conosco. La conosce? Sì. Perché lei va a funghi? Perché no, non vado a funghi ma vado in montagna. La tassa sulla voce, per esempio? Senza telefono non si può vivere. Invece senza tasse? Si vivrebbe meglio. Tutte insieme sono tante. Ogni litro che mettiamo di benzina paghiamo circa 25 centesimi di tasse. 3,5 litri. Bene, ha pagato 75 centesimi per la guerra in Etiopia del 35. Vogliamola. E mi tassano pure le mance sul lavoro che faccio. Quindi... All'aria le tassano? Sicuro. Paga. Per la guerra in Etiopia del 35, per la crisi di Suez del 56... Per il disastro del Vajont. Queste accise oppure non hanno fine, cioè eterne sono. Per ora pare di sì. Speriamo che prima o poi qualcuno uccida queste accise. Accidiamo le accise. Accidiamo le accise. Allora, 6 litri, lo sa che lei ha pagato 1,20 euro di tasse?
Lo so. Poi su questi 25 centesimi di tasse ci si paga anche l'IVA del 20%, quindi la tassa sulla tassa. La tassa sulla tassa? Beh, ma questo è il nostro costume, siamo abituati a questo ormai. Ancora pagami i danni che hanno fatto. Abbiamo parlato di tasse assurde, ma guardate che ci sono anche le tasse sulle tasse. Quando avete parlato del Guayon, della guerra in Abissidia sulla benzina, c'è mica solo l'accise che è una tassa, no, riferita a quella funzione. C'è l'IVA, che è un'altra tassa sulla tassa, quindi allucinante. Poi ci sono tasse incredibili, come per esempio, ma voi lo sapete che nella bolletta elettrica, lì dentro c'è una tassa per la bonifica dei siti nucleari, della denuclearizzazione. Ma dove esistono in Italia le centrali nucleari? E infine faccio l'ultima battuta, un po' macabra, però me la potete far passare. Ma è possibile che c'è pure la tassa sulla morte? Per avere il certificato. Meno male uno può dire che pagano gli eredi. Ma non solo. Non si può morire. Non si può morire. Non conviene. Ma c'è la tassa sulla raccolta dei funghi. Sì, quella per il tessere, per avere la tassa sulla voce, io pagherei un costo altissimo. Allora, tassa sull'ombra, tassa sul morto, per l'appunto, come ci ricordava Trefiletti, tassa sui giardini e tassa sulla bandiera? Sì, sì, per il semplice fatto di esporre la bandiera si paga una tassa. Se si espone la bandiera europea non si paga la tassa. O poi un'altra tassa assurda è la tassa sulla sulla disoccupazione. Voi mi direte la tassa sulla disoccupazione? Uno che non lavora come fa a pagare la tassa? In realtà trattasi in pratica di quelle tasse che si pagano per partecipare ad un concorso pubblico per poter essere assunti in caso avere una speranza, se uno pagare. Vuole avere una speranza. Però c'è anche un'altra tassa che tutti vorrebbero pagare, la cosiddetta tassa sulla fortuna, la tassa sulla vincita, ossia quella tassa che ora è raddoppiata dal 6 passata al 12%, però, che si paga esclusivamente nel momento in cui abbiamo una vincita superiore a 500 euro. Faccio un esempio: se utilizziamo quelle lotterie istantanee e vinciamo, che ne so, 20, 30, 40 mila euro, noi pagheremo il 12%, però per pagarla dobbiamo vincere. Io preferisco pagarla e vincere. Ma quando andiamo al gabinetto? No. Hai capito, no, ho detto. Capito. Lo paghiamo quando andiamo al gabinetto. Perché a questo punto anche quello. Si paga tutto. In realtà il principio qual è? Che noi paghiamo la tassa per avere dei servizi. E qui Rosario chiaramente si apre. Ma la tassa sull'ombra, che servizio? La tassa sull'ombra in pratica è quella tassa che pagano gli esercizi pubblici, tipo i bar, per il semplice fatto di avere in pratica degli ombrelloni che consentono agli avventori di ripararsi dal sole. Quella è la tassa sull'ombra. Il tendone. No, il servizio che sono riparati dal sole. Dal sole. Perché? Perché in realtà occupano parte del suolo pubblico, anche la tassa sui gradini. Quella è un'altra tassa, però. No, quella sì, anche perché c'è la tassa sui gradini. Uno dice, ma che è la tassa sui gradini? In realtà è quella tassa che si paga per poter mettere i gradini ed entrare chiaramente nella propria abitazione, per il semplice fatto che quel gradino poggia sul suolo pubblico, tutto qui. È chiaro che esiste anche la tassa sul panino, cioè quella tassa che pagano esclusivamente i cosiddetti turisti mordi e fuggi. Ad esempio, se uno si reca nelle piccole isole, all'interno di quelle isole fanno pagare una tassa giornaliera. Viene detta tassa sul panino perché chi va per un solo giorno, chiaramente, sicuramente non andrà al ristorante, ma consumerà un panino portato da casa. Per il semplice fatto di recarsi sull'isola bisogna pagare uno o due euro. Quindi viene voglia di rimanere a casa, signora Edda, ma si paga pure la tassa sulla casa. Qui dobbiamo tutti far finta da essere pazzi. Almeno così ci pagano tutto, noi. Definiamole assurde. Sono tasse assurde, ma almeno quando si pagano le tasse bisogna che ci siano servizi adeguati. Questo è il punto vero che i cittadini vogliono. Sono assurde, ma il servizio che sia almeno ottimale. Posso aggiungere una cosa velocissima per quanto riguarda una delle tasse, cioè la tassa sull'immondizia, la Tari, è uscita, diciamo, di recente una notizia importante, cioè laddove effettivamente il servizio non viene garantito, nel senso che non viene raccolta l'immondizia, il cittadino può chiedere la restituzione di quanto pagato al proprio comune. E la Cassazione dice basta documentare il disservizio, ossia fare delle foto dei cassonetti stracolmi. In quel caso si presenta ricorso e
il comune può essere condannato a restituire quella tassa, perché no, la tassa 40%. Basta una foto di secchioni, basta una foto per dimostrare che effettivamente c'è il disservizio, perché noi paghiamo la tassa affinché i rifiuti vengano raccolti. Se i rifiuti non vengono raccolti, è giusto pure che il comune ci restituisca. È stata un'avvertenza su Napoli quando ci fu il grande disastro una proposta alla restituzione del 40% perché non si raccoglieva una struttura alberghiera ha avuto ragione, perché in effetti pagava migliaia di euro di tasse a fronte della non raccolta, e ha avuto ragione perché appunto il tribunale ha detto che effettivamente è una tassa che si paga per avere un servizio. Se questo servizio non viene garantito, è giusto che il comune restituisca quanto pagato. Quindi, come vedi, le tasse hanno una funzione. Se poi non assolvono a questa funzione, è giusto che ci vengano restituite. Ma vicino ai cassonetti serve ad incentivare a migliorare i servizi. Topi grandi così, dei ratti. Loro non pagano le tasse. No, no, i topi non pagano le tasse. Mangiano giustamente, ma non pagano le tasse. È considerato, dovrebbero pagare anche loro, no? Le guardi, credi che siano gatti, no? Perché pensi che siano un gattino che sta lì. Poi ti accorgi la codina che... Ma parlando di animali, per esempio, c'è la tassa anche sui cani e altre cose ancora. Quindi, come vedete, le tasse, assurde o non assurde, sono dappertutto. La pressione fiscale nel nostro paese è micidiale, è oltre il 40%. Sarebbe ora di dare un taglio a queste cose qua. Perché adesso arrivano le elezioni, no? Arrivano le elezioni, vediamo un po'. Le varie forze in campo, che ricette hanno per abbassare le tasse? Le buone notizie però ci sono, nel senso che anche per il 2018 non aumenteranno le addizionali e le tasse locali. Questo è quanto è previsto nel DEF. Sembra vero. E soprattutto non c'è stato l'innalzamento dell'IVA dal 22 al 25%. Quindi diamo anche delle buone notizie. Diamo la buona notizia. Ma è solo per il 18. È solo per il 2018. Leggermente più cattivo degli amici Timpone. È solamente un rinvio. Nel 19 abbiamo di nuovo lo stesso problema. Però, allora chiudo con una cosa che mi rimproverano sempre: meno tasse, ma soprattutto i risparmi vadano a investimenti per dar lavoro ai giovani, che ce n'è bisogno. Ben venga anche gli sgravi, lo sai, anche gli sgravi previsti, ben venga. Grazie signora Edda, ci vediamo al supermercato. Grazie Gianluca Timpone. Grazie Rosario. Allora, adesso dall'altra parte dello studio c'è Giovanna Rei, la raggiungo.